Innanzitutto grazie dell'occasione che mi offrite di fare chiarezza su un tema ovviamente che è all'ordine del giorno e che è tra i principali argomenti del dibattito oggi in città. L'occasione è importante perché ci dà modo di fare chiarezza appunto su questo argomento che oggi è soggetto a troppe interpretazioni, diciamo. Vorrei chiarire da subito una cosa, perché sono cose che ho letto in questi giorni sui giornali e tutto quanto, si sente parlare di rendering, di progetti nuovi. Io sono un tecnico, sono un architetto, anzi non mi piace nemmeno parlare di tecnico. Quindi vorrei chiarire da subito che per me un progetto è una carta che si trasforma in uno spazio e in questo spazio si muovono gli uomini e le donne che abitano in questa città. Quindi è una cosa seria, è una cosa che diventa oggetti, non è un documento o un qualcosa di leggero e ci vuole tempo per fare una cosa vera. E i rendering in genere arrivano alla fine e raccontano ciò che i dispositivi tecnici stabiliscono. Quindi oggi chi scrive che ci vogliono i rendering per prendere una decisione, scrive, diciamo, ovviamente non essendo del mestiere, una cosa che non è, diciamo, corretta. Quindi noi oggi qui non siamo a presentare un progetto. Chiunque abbia pensato, abbia indotto altri a pensare che si potesse realizzare un nuovo progetto in così poco tempo, non vuole capire la complessità di questo intervento. Oggi noi ci troviamo nelle condizioni di individuare un percorso che ci porti alla realizzazione di un progetto ambizioso e importante per questa città, un progetto rivisto e rimodulato a seguito del cambiamento di alcune condizioni di contorno e della rivalutazione di alcuni dati e anche in esito ad alcune scelte molto importanti di indirizzo che questa amministrazione ha voluto assicurare per realizzare un intervento sostenibile, di minore impatto, di maggior rispetto dei luoghi, di migliore integrazione con le aree abitate circostanti, nel rispetto di coloro che in quelle aree abitano e soprattutto in quelle aree si spostano quotidianamente. Per questo, per queste ragioni, abbiamo avviato un periodo di confronto e di discussione con i proponenti dell'intervento, che sono ovviamente la S Roma e Urnova, un confronto che ci permettesse di verificare, in un percorso condiviso da subito, la sostenibilità complessiva di questo intervento nel quadro mutato delle esigenze. Un quadro che veda l'amministrazione pubblica fissare obiettivi rigorosi e rigorosi principi per l'ottenimento dell'interesse pubblico. Oggi, accertata la volontà di rivedere il progetto alla luce di un insieme di condizioni, tra cui la necessità di limitare sostanzialmente l'impatto dell'intervento nella zona e di rivedere le quantità nell'ottica di un equilibrio tra la parte direttamente legata allo stadio e le costruzioni necessarie a mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, in funzione sempre dell'interesse pubblico, l'amministrazione oggi, preso atto anche del cambiamento di un insieme di condizioni di contesto, decide di rimodulare il sistema delle opere che determinano il pubblico interesse individuate nella delibera 132. Abbiamo quindi avviato un percorso. Questo percorso, preso atto dell'intenzione dei proponenti di realizzare l'intervento ai sensi della legge sugli stadi, perché qui stiamo parlando della realizzazione di uno stadio e l'intervento prevalente, diciamo, che deve essere prevalente, è quello dello stadio. I proponenti intendono portare e rispondere alle nostre esigenze in modo da portarci a una revisione delle precedenti delibere, alla formulazione precisa delle condizioni poste a tutela dell'interesse pubblico, così come rivisto alla luce degli orientamenti generali emersi da un nuovo quadro di attenzione per l'intero quadrante della città e non soltanto per le aree limitrofe allo stadio. È un percorso che ci porterà nel breve periodo all'approvazione degli atti necessari da consegnare alla conferenza dei servizi in corso e successivamente di ricevere un nuovo progetto,
sviluppato secondo le linee che verranno indicate e su cui il Consiglio si esprimerà, riformulando di fatto l'interesse pubblico dell'intervento. Per fare questo vogliamo considerare un insieme di fattori che possono permetterci oggi di immaginare un nuovo equilibrio di sistema e un interesse pubblico ampliato, non solo riferito quindi alle aree specifiche all'intorno dello stadio, ma esteso a tutti i cittadini che abitano tra Tor di Valle e Ostia e a tutti coloro che quotidianamente fanno il loro ingresso a Roma da Fiumicino e da Civitavecchia. Perché, guardiamo bene, Roma, se noi la guardiamo soltanto come una città chiusa all'interno del suo raccordo, del raccordo anulare, sbagliamo completamente la scala di quello che succede quotidianamente in questa città. In quel settore urbano entrano quotidianamente centinaia e centinaia di cittadini che vengono da un'area metropolitana estesa, arrivano da Civitavecchia, da Santa Marinella, da Santa Severa, da Fiumicino, da Ostia, entrano tutti in quel nodo. Ridurre il problema a una viabilità di servizio dello stadio, realizzare infrastrutture che servano solo lo stadio, non fa un buon servizio alla città. Roma quindi non è una città chiusa, è una città più grande. È una città diffusa su un territorio vasto, l'ho detto nella mia conferenza stampa di presentazione, e va considerato un territorio che oggi si estende tra Civitavecchia e Latina, tra Ostia, il mare, Fiumicino e Rieti, e Terni. Questo è il bacino all'interno del quale si muovono ogni anno milioni di cittadini. Non riconoscere questa dimensione territoriale della città è miope. E per questo noi oggi vogliamo riconsiderare l'interesse pubblico di quest'area, tenendo conto di questi dati. Un intervento così impattante nella città non può che essere attuato in collaborazione con gli altri enti che di questo territorio si occupano, e quindi la città metropolitana, la regione e lo Stato. Solo così, riguardando alla nostra città come un luogo fisico vero, un luogo fisico vero, fatto di edifici, di parchi, di fiumi, di luoghi. Un luogo in cui abitano, si spostano, lavorano, amano e soprattutto soffrono quotidianamente nei loro spostamenti milioni di persone. Roma non è un dato astratto e non può essere oggetto di battaglie politiche che poco hanno a che vedere con il vero destino di questa città. Solo così, riconsiderando l'interesse che tutti abbiamo per questa città, possiamo fare in modo che Roma possa essere riconsiderata come una delle città più importanti del mondo. Dico questo perché per noi è necessario che tutti facciano la loro parte. Facciano la loro parte per migliorare le infrastrutture di trasporto su ferro, come ci è stato anche richiesto di considerare nella conferenza dei servizi. Facciano la loro parte per realizzare nuove infrastrutture di scala nazionale, strade, ponti, opere necessarie, molte delle quali già finanziate. Facciano la loro parte per migliorare le condizioni ambientali, per ridurre i rischi idrogeologici, perché, come dico spesso quando parlo nei cantieri con le persone che lavorano, tutto va bene finché non tutto va male. È necessario lavorare per migliorare l'impatto delle nuove costruzioni. Non possiamo essere ostaggio di una sola cosa, dell'impegno per il miglioramento di questa città, non di altro, non di altre retoriche, non di altre ragioni che si incrociano su Roma. Roma è una città che in questi ultimi anni è stata abbandonata in qualche modo. Quindi l'amministrazione, sulla base degli incontri che sono avvenuti con i proponenti, perché sono stati degli incontri, ovviamente, ma gli incontri sono stati mirati alla condivisione dell'insieme, delle finalità e delle opere potenzialmente realizzabili in questo nuovo contesto. Abbiamo voluto verificare esattamente quello che potevamo fare. Per questo questa amministrazione intende promuovere una delibera di giunta che riconsideri il pubblico interesse, individuando i principi per la realizzazione di un nuovo progetto. Un progetto che permetta una revisione della precedente delibera a partire da una riperimetrazione e riformulazione delle opere che determinano l'interesse pubblico dell'intervento. E quali sono i principi di cui intendiamo tenere conto? Ovviamente
l'accessibilità dell'area prevalentemente con mezzi pubblici su ferro, con il mantenimento del ponte ciclopedonale che collegherà lo stadio con la stazione di Magliano, con la FM1. Molti sostengono che nessuno andrà a piedi da Magliano allo stadio. Oggi chi va allo stadio Olimpico, parcheggia oltre 2-3 km di distanza e poi va a piedi. La stazione Magliana dista solo 800 metri dai nuovi ingressi allo stadio. È quindi un nodo fondamentale da considerare in questo nuovo equilibrio e così come era stato fatto. Sarà garantito il miglioramento del servizio con un minimo di 16 treni ora, come previsto dalla 132, ma non solo sul tratto che porta da Porta San Paolo a Tor di Valle lungo la linea Roma-Ostia. Perché non abbiamo a cuore soltanto chi deve andare allo stadio, bensì su tutta la tratta, fino ad Ostia. Un intervento che terrà conto, come richiesto dalla Regione in conferenza dei servizi, degli investimenti già stanziati per l'ammodernamento della linea e che si concretizza quindi nell'integrazione e nella dotazione di materiale rotabile sulla linea. Questo è l'impegno che deve prendere il Comune di Roma. Non si può sfuggire a una collaborazione necessaria su un'infrastruttura che serve ai cittadini. Se si fa, si è miopi. Vogliamo lavorare sul miglioramento dell'accessibilità calrabile. Infatti, la sostanziale diminuzione dell'impatto delle cubature previsto, dagli accordi che si sono già cominciati a prendere, cubature del business park, ovviamente, questa riduzione permetterà un'importante revisione delle opere stradali. Oggi, secondo il precedente progetto, strette tra il business park stesso e i pochi spazi che rimanevano, erano necessari ponti, svincoli. Oggi si può procedere a una semplificazione di tutto questo sistema, senza togliere qualità, ma soprattutto, secondo noi, è necessario che la via Ostiense venga messa in sicurezza e venga riampliata, non solo nel pezzo che va dal raccordo allo stadio, perché questo non configura, secondo noi, un interesse per tutta la città, ma solo per chi va allo stadio. Ci immaginiamo forse che la mattina del mercoledì i cittadini possano fare un paio di chilometri in quarta per poi rimbottigliarsi miseramente lungo la via Ostiense? No, noi vogliamo che tutto lungo il tratto che va dal raccordo anulare fino a Viale Marconi, questo intervento possa permetterci di favorire una migliore viabilità, ricucendo anche un insieme di infrastrutture e mettendole a sistema. Infatti, questo allungamento del percorso ci permetterà anche di arrivare fino al Ponte dei Congressi, un intervento di cui fino ad oggi non si è parlato, perché si è guardato sempre soltanto all'ansa in cui sta lo stadio, che è un piccolo pezzo di un sistema urbano, di un quadrante, ripeto, in cui si muovono milioni di persone che arrivano da lontano. Il Ponte dei Congressi è un progetto finanziato dallo Stato ed è un intervento che serve a tutta la città e non solo allo stadio. Raccoglie i traffici che vengono da tutta la parte dei Colli Portuensi, li porta dentro Roma, raccoglie quelli che vengono lungo autostrada Roma-Fiumicino da Civitavecchia, ripeto, da Fiumicino, pullman su pullman che arrivano, li porta all'interno di un sistema urbano, non li porta allo stadio. Va bene? Inoltre, proprio ieri sono stato anche a Città Metropolitana, che prevede una serie di investimenti per il miglioramento di alcuni nodi critici della via Ostiense tra il raccordo e Ostia, perché l'obiettivo è servire un bacino di centinaia di migliaia di cittadini che vivono al di là del raccordo lungo questa strada. Qual è un altro obiettivo importante? Il superamento delle condizioni di rischio idrogeologico. Anche qui, come è noto, molte delle condizioni che esistevano al momento in cui è stato depositato il precedente progetto sono cambiate. I rischi idrogeologici sono stati rivalutati non dal Comune di Roma, ma dalle autorità che ne hanno l'assoluta competenza. Sono stati rivisti i rischi ambientali. Il nuovo progetto dovrà tener conto dei rischi che l'edificazione in quell'area comporta. Quindi non solo l'innalzamento del fattore di rischio idrogeologico del fosso di Vallerano, che rende ad oggi l'area inedificabile. Questo non l'ha detto il Comune di Roma, l'hanno detto altre autorità. Inedificabile a meno di importanti interventi di mitigazione ambientale. Ma i pareri che sono stati emessi
riguardo anche moltissime prescrizioni che sono legate a mantenere l'equilibrio del sistema Tevere, con la tutela delle rive, con il mantenimento degli ecosistemi, con l'inserimento di un insieme di piantumazioni che ricostruiscano l'ecosistema Tevere. Sono tutte prescrizioni che, grazie alla diminuzione delle cubature, potranno essere garantite all'interno di un parco fluviale più grande e che nessuno si è mai sognato di eliminare, come altri sono stati capaci di dire in trasmissioni televisive. Poi le cose che si dicono vengono riportate, la gente pensa che siano vere. Allora, se si dicono cose, bisognerebbe avere l'onestà di guardare la città nella sua verità e non di usare strumentalmente le cose per altri fini. Io questo dico. Molte sono le prescrizioni che sono state fatte durante la conferenza dei servizi che si è svolta e molti pareri vincolati ai nuovi interventi richiesti. La rimodulazione del progetto ci permette di ottemperare a tutte queste indicazioni. Edifici sostenibili è un altro punto che noi vogliamo che venga messo nel nuovo progetto. Abbiamo infine chiesto, infatti, e condiviso con i proponenti che gli edifici che costituiranno il business park, e abbiamo verificato che potranno mantenere la loro altezza coerentemente con quella che è l'altezza dello stadio, realizzando appunto un maggiore equilibrio tra lo stadio, perché mi piace ripeterlo, stiamo attuando una legge, la 147, che favorisce la realizzazione di stadi, non di interi, diciamo, centri direzionali. Abbiamo chiesto che avessero un livello massimo di sostenibilità e basso impatto, raggiungendo la classe massima di certificazione energetica prevista oggi. Tutte queste cose che ho qui elencato non sono un progetto, sono dei principi importanti che noi ci sentiamo di consegnare per l'elaborazione di un buon progetto. E questo credo che lo dobbiamo fare tutti insieme, nell'interesse della nostra città e nell'interesse soprattutto di tutti i cittadini. Vi ringrazio. Per la sua replica. Allora. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi e vorrei rispondere a quelli che sono intervenuti nel merito, diciamo, soprattutto del progetto. Tante cose sono state dette a uso di telefonini e non a uso del dibattito. Dico al consigliere Ghera, che se n'è andato e che ha fatto la battuta, che ho fatto lui in 45 anni, non ha mai visto un'inondazione in quell'area, che i tempi geologici, soprattutto i tempi idrogeologici, non si misurano purtroppo in decine di anni, ma in centinaia. Le famose piene del Tevere sono calcolate circa uno ogni 200 anni. Circa 70 anni fa, chi governava Roma ha realizzato quello che si chiama il drizzagno del Tevere, un'opera molto importante che ha permesso di smaltire più rapidamente le acque, ma che in questa velocizzazione, diciamo, del corso del Tevere, scusate un fischio che dà fastidio, in questa velocizzazione sta di fatto modificando negli ultimi 70 anni, bene, il fondo del fiume esattamente in questo punto in cui ci troviamo. E quindi io auguro al consigliere Ghera, come auguro a me stesso, che qualche anno di più, anche io non l'ho vista la piena, di non doverla vedere, ma potrebbe esserci. E quella zona, quando furono realizzati gli argini all'inizio del secolo, non era una zona abitata, era una zona in cui si trovavano dei campi agricoli. Tanto si parla oggi di dissesto idrogeologico, ma l'osservazione più interessante che ho sentito è che oggi tante catastrofi avvengono non per il cambiamento climatico, ma semplicemente perché in quei luoghi in cui prima i fiumi esondavano liberamente, oggi si trovano costruzioni. Cioè è invertito il rapporto dei fattori. E quindi di questo io credo che ci dobbiamo preoccupare. Qualcuno ha detto che non abbiamo letto la 132, io la 132 non l'ho letta adesso. Ho partecipato a tutti gli incontri pubblici che sono stati fatti per la sua, diciamo, illustrazione, ne condivido alcune parti, non ne condivido altre. E non è che se qualcuno
diciamo, recupera alcune parti positive, alcune opere che reputiamo importanti, non nascondo nulla, no? È chiaro però che alcune di queste opere, secondo noi, vanno implementate semplicemente, perché non si deve andare solo allo stadio, ma si deve girare nella città. Allora, se per esempio noi parliamo di unificare, qui mi riferisco al consigliere che non ha ascoltato perché chiaramente non c'era, non so se ha ascoltato da qualche altra parte, di unificare tutta la parte della via Ostiense, via del Mare, non solo con alcuni interventi di messa in sicurezza nel tratto che vanno tra Tor di Valle e il centro, così recita la 132, bene, cerchiamo di fare un migliore interesse della città ricollegandola a un'opera che nessuno considera, che è quella del Ponte dei Congressi, sulla quale ho fissato, per tranquillizzare la consigliera De Biasi, abbiamo fissato questa mattina. Una, però io sono arrivato da poco, devo ammettere che mi sto impegnando molto, una commissione dei lavori pubblici, perché, guarda caso, nella conferenza dei servizi di quel ponte fu richiesto di adeguare gli svincoli per permettere di arrivare allo stadio. Quindi io credo che dagli studi di cui siamo in possesso, quel ponte che serve a tutta la città possa servire anche allo stadio. Per quanto riguarda, come diceva il consigliere Giachetti, io ho abitato dalle parti di Ponte Milvio, mi dispiace, quindi lo so bene cosa significa parcheggiare a 2 chilometri dallo stadio, lungo Viale Tor di Quinto, a Piazzale Clodio fino a Via Andrea Doria, diciamo, e vedere tifosi festanti e contenti a volte che si sparano invece dalle parti di Viale Tor di Quinto, camminare per andare allo stadio. Ci ho abitato, sentivo i tifosi, studiavo sentendo i tifosi che esultavano dalla finestra. Però l'intervento del consigliere mi dà modo ovviamente di chiarire un punto che anch'io considero importantissimo e che forse è stato poco chiaro nella mia relazione. Ovviamente quando intendevo di riequilibrare il rapporto, diciamo, sproporzionato tra cubatura e stadio, quando intendevo di riequilibrare l'interesse, intendevo riequilibrare il rapporto tra cubatura e stadio, cioè tra il business park e lo stadio, perché è evidente anche per me che l'interesse pubblico di questa operazione deve essere mantenuto, perché io considero che tutta la città è pubblica, anche quella privata in qualche modo, perché quando ci aggiriamo tra edifici privati comunque, diciamo, subiamo in qualche modo la loro presenza. Mi stupisce sentire che siamo tutti appassionati di numeri e che ho sentito anche dei numeri che io non conoscevo, me li sono appuntati, 18, 21 ettari, va bene, tutto quanto, del progetto che verrà. Mi stupisce che siamo tutti appassionati di numeri, tanto che un mio intervento sulle tabelle di Excel è stato erroneamente interpretato dalla stampa, però quando si parla dell'altezza delle torri improvvisamente questo numero diventa un tot. Allora, le torri sono alte, erano alte nel precedente progetto, 220 metri. E mi dispiace, io sono contrario a questa retorica che in centro no, ma in periferia sì. Questa già l'abbiamo subita quando qualcuno ci propose di togliere la Rapacis perché era brutta, la mettevamo in periferia. Spero che non ci sia nessuno che abita in luoghi che vengono così rapidamente degradati a luoghi del tiro, tanto lì non ci abita un'anima, visto che la legge invece 147 prevede che si ristrutturino aree già densamente abitate. Mi scusi, io non ho interrotto, la prego, mi interrompo. Va bene. Consigliere. Silenzio, per cortesia. Allora, 220 consigliere, metri. Un attimo solo, assessore. Ha avuto modo di parlare a lungo, è il momento della replica dell'assessore. Ascoltiamo. Le ho sentito dire poraccismo, nessuno le ha detto che provocava, ok? Andiamo avanti. Quindi intendo rassicurare tutti coloro che pensano che non abbiamo a cuore, l'interesse pubblico dell'intervento. Vorrei che registrassero ovviamente una mia forte presa di posizione sul fatto che
invece proprio l'interesse pubblico quello che muove la rimodulazione di questo intervento. Ah, mi scordavo di dare un dato, che 220 metri sono una volta e mezza le torri, tanto per dare una dimensione, perché le torri che sono state realizzate da poco lì a Roma 2, visto che ieri mi trovavo esattamente a Città Metropolitana per discutere delle possibilità di mettere in sicurezza invece la via Ostiense nel tratto che va dal raccordo a Ostia, dove sono già stanziati dei soldi nel bilancio della Città Metropolitana e che dovranno essere ovviamente investiti, perché ripeto, per chi non c'era quando sono intervenuto prima, che la città si fa tutti insieme e non può essere ostaggio di battaglie che definiscono altri interessi. Queste sono le cose. Ah, un'ultima cosa sulla procedura, scusate, perché la 147 non è una legge che serve a fare, diciamo, business park o pezzi di città, è una legge che serve principalmente a ristrutturare stadi o impianti sportivi esistenti. Non si può, diciamo, realizzare, esistono degli strumenti, il tema della moneta urbanistica, diciamo, è stato, io so, anche dai miei predecessori ampiamente analizzato. Allora non si può accettare, va bene? Perché vedete, quando si dice i cittadini non esborsano un soldo, i soldi li mettono tutti i privati, i luoghi in cui ci spostiamo sono di proprietà dei cittadini e quindi svenderli dicendo che in fondo per fare questo 20 piani in più, 20 piani in meno, significa far spendere, diciamo, una moneta sulla quale non si torna indietro, che è la devastazione del territorio. Questo abbiamo assistito in molti casi in questa città. A questo dobbiamo uno sviluppo, diciamo, sconsiderato di alcune parti di questa città, proprio utilizzando la retorica dei posti di lavoro, del fatto che comunque avrebbero pagato delle opere pubbliche, eccetera, eccetera. Silenzio. Quindi, scusate. Quindi io vorrei rassicurare, consigliera, che l'abbiamo sentita a lungo, consigliera. Vabbè, la richiamo all'ordine. Detto questo, io concludo rassicurando tutti sul fatto che l'interesse pubblico va bene. Grazie mille. Grazie. No, non sono nelle condizioni di finire, scusate. Io volevo soltanto rassicurare tutti i cittadini, che l'interesse pubblico sarà mantenuto e sicuramente imporremo di fare le opere prima che vengano, diciamo, realizzate o ultimate, come era nella 132, prima del calcio d'inizio, tutte le opere pubbliche che noi riteniamo necessarie perché questo progetto possa soddisfare assolutamente l'interesse di un intero quadrante della città. Grazie.